non esiste un prodotto integratore, alimento, qualunque cosa che vi faccia o vi possa far raggiungere una determinata forma fisica. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, io ve lo dico spesso, non mi piace prendervi in giro e devo dire che non mi piace nemmeno quando gli altri vi prendono in giro. Quindi questo sarà un po' un video sfogo dove rispondo a delle domande che voi mi ponete in privato, che però capisco derivano da consigli, comportamenti che leggete in internet e online che vi possono un po' mettere in confusione e deviare. Quindi cerco di fare chiarezza, comunque esprimere il mio pensiero. Una domanda molto popolare è: ho appena iniziato a fare palestra, cosa posso acquistare da MyProtein per dimagrire, tonificare, mettere massa? Vanno bene le proteine? Quali devo scegliere? Allora, la mia risposta è niente. Non esiste un prodotto integratore, alimento, qualunque cosa che vi faccia o vi possa far raggiungere una determinata forma fisica. Un atleta vero e proprio che si allena 2 volte al giorno per 3 ore di fila, perché deve arrivare a fare gare, competizioni, cose del genere, posso capire che abbia bisogno di integratori, che abbia bisogno di pre-workout, di post-workout, di qualunque cosa che gli faccia recuperare le energie o che comunque riduca i tempi di recupero. Questo lo posso comprendere, ma la maggior parte delle persone che sono qui sui social, no. Cioè, l'allenamento è forse un'ora e mezza in palestra, e di sicuro non a quei livelli. Tra queste persone ci sono anch'io, assolutamente, lo sapete. Quindi io reputo che non esista un integratore, che non dobbiate spendere soldi per queste cose, ma piuttosto spenderli verso la vostra salute. Acquistare alimenti al supermercato, semplicemente, dall'altra parte della strada, non dovete andare chissà dove, che siano funzionali per una corretta alimentazione, per uno stile di vita sano ed equilibrato. Non lasciatevi fuorviare dalle proteine in polvere, sono solamente proteine, non servono per farvi diventare muscolosi, magari. Le proteine in polvere sono soltanto un mezzo di assumere proteine in modo più semplice, più immediato e magari meno costoso, perché magari costano di meno rispetto al petto di pollo, al tonno. Però davvero, se lo vostro scopo è assumere più proteine, mangiatele, cioè saranno più buone delle proteine in polvere il pollo, il tonno, con le varie salse, le varie cremine, le varie composizioni. E inoltre, una cosa che odio su questi social è leggere: è proteico, quindi fa bene. No, no, cioè no, nel senso, non necessariamente una cosa proteica fa bene, cioè non c'è proprio nesso. Anche perché spesso questi prodotti proteici, soprattutto ad esempio le barrette confezionate, hanno degli ingredienti da mettersi le mani nei capelli, hanno dei macronutrienti, quindi le tabelle nutrizionali, da brividi. Però sono proteiche, cioè, mi raccomando, non lasciatevi fuorviare da questa parola, anche perché va bene assumere proteine, bisogna assumere proteine. Secondo me, l'italiano medio nella sua dieta, nella sua idea di dieta, non assume abbastanza proteine, perché comunque l'italiano medio fa colazione, anche se la fa sana, comunque con avena e latte magari, poi a pranzo un piatto di pasta e a cena una fettina di carne e riso, verdure o pane e verdure, e quella fettina di carne non è assolutamente abbastanza per il nostro fabbisogno proteico giornaliero. Quindi io consiglio di fare piatti completi, pasti completi, impegnandosi a inserire tutti i macronutrienti, però penso che se si sta attenti a questa cosa non ci sia assolutamente bisogno di queste fantomatiche proteine, nonostante io non abbia niente contro di loro, perché sono soltanto proteine. Per tutti gli anti-integratori, non esiste l'integratore che vi farà assumere il fisico da sogno, scordatevelo, mi dispiace rompervi i sogni, ma lo dico per voi e lo dico anche per il vostro portafoglio. Allenamento, alimentazione, serio, costante, con diligenza, senza privazioni e sempre con amore verso voi stessi. È un percorso che deve essere a lungo termine, non ha senso focalizzarsi adesso per i prossimi 3 mesi a buttare giù 10 kg in un giorno, a buttarne giù 20 in 3 giorni. È un percorso che dovete pensare
che farete per tutta la vita, potrete prendere integratori per tutta la vita, c'è quella pillolina, non mi fate parlare di pilloline, che vi blocca l'assunzione di carboidrati per tutta la vita. Cioè, seriamente, dovrete vivere con questo pasticchino nella borsa? No, ragazzi, piuttosto abituate il vostro corpo ad assumere i carboidrati, ad assumere tutti i macronutrienti, a metabolizzarli, così che potrete vivere la cena fuori, il pranzo fuori, con tranquillità, senza dover spendere 50 euro prima e 50 euro dopo in pilloline pre e in pilloline post. Mi raccomando. Scusate, ma questa cosa proprio mi fomenta. Un altro argomento, domanda che mi ponete spesso è: non riesco a smettere di mangiare dopo che ho fatto il mio cheat meal il sabato sera. Continuo a mangiare la domenica, non riesco a fermarmi. Te come fai? Allora, io personalmente non faccio un cheat meal. All'inizio lo facevo, ma appunto questo mi portava soltanto alle abbuffate. Perché? Perché io arrivavo al giovedì, in previsione del cheat meal del sabato, a elencarmi le cose che avrei voluto mangiare, però ovviamente, essendo una cena, potevo soltanto selezionarne una, due. Quindi o mangiavo la pizza o mangiavo l'hamburger e patatine, cioè non potevo mangiare tutto. Ricordate che io non considero la pizza un cheat meal, però in questo argomento teniamolo come pasto libero. Quindi il fatto di arrivare già costretta al sabato sera non solo non mi faceva godere il mio cheat meal, ma inoltre mi lasciava con l'amaro in bocca perché volevo anche tutto il resto. Cosa ho fatto? Ho smesso di fare il cheat meal. Ho cercato di inserire durante la settimana, dipendentemente dalle occasioni, dipendentemente dalle mie voglie, quello che desideravo. Quindi io durante la settimana magari andavo a mangiare il sushi e il sabato sera andavo a mangiare l'hamburger patatine, la pizza, eccetera. Man mano che questo succedeva, sentivo che il mio cervello si stava abituando al fatto che poteva chiedermi quello che voleva e io, bene o male, prima o poi l'avrei accontentato. Piano piano, nel tempo, questa foga, questa smania di volere quel cheat meal, di voler mangiare, di sgarrare, di sbudrinarsi, termine sbudrinarsi, è svanita. Io adesso, persino il giorno della pizza, sì, beh, ok, arriva, bene, pizza, ma non ho quella foga, quella smania, quella voglia che avevo prima. Perché? Perché se io voglio una pizza durante la settimana, me la mangio, perché mi piace quello che io mangio durante la settimana, mi piacciono le mie colazioni, mi piacciono i miei piatti, non mangio e non vivo sentendomi costretta nella mia dieta, nel mio stile di vita, a me piace. E inoltre lascio che le occasioni guidino il mio stile di vita, nel senso, non permetto che la mia alimentazione sia il capo di tutto, ciò che controlla la mia vita, ma il contrario. Ad esempio, tra qualche giorno vado a Milano, ho un pranzo di lavoro e non vedo l'ora di provare questo Puglia Bakery, che è tipo una bakery bistrò pugliese a Milano che fa senza glutine. Fa dei piatti spettacolari. Non sono assolutamente né bilanciati né sanissimi e né fit, ma chi se ne frega, sono buoni e non lo considero come il mio cheat meal settimanale, lo considero come un pasto normale, soltanto da considerare nel retro della mia testa il fatto che magari avrà più grassi, più carboidrati e quindi durante il resto della giornata, a cena o il giorno dopo, so che dovrò mangiare un pochino di più proteine per compensarlo, ma non mi struggo al pensiero del fatto che quello sarà il mio cheat meal, che mangerò fuori, che mangerò grasso, che mangerò troppi carboidrati, eccetera. E questa serenità mentale si vede e si riflette molto sulle mie relazioni con le persone, sulla mia vita sociale e anche su come sto io. Sono molto più rilassata, tranquilla e vivo bene. Sinceramente, questi erano gli argomenti che volevo toccare. Sono cose molto sentite e mi dispiace quando vedo che la società, i social, internet vuole propinarvi soluzioni a breve termine facendovi spendere un fottio di soldi per delle cavolate. Non c'è bisogno di distruggervi il portafoglio per mangiare sano, per avere un bel fisico. Penso
un minimo di essere nella riprova. E va bene, voi direte, te mandano la roba da MyProtein. Sì, però mandano alimenti che io compravo prima, ora me li mandano, quindi sono molto fortunata, però comunque avrei continuato ad acquistare e inserire e mantenere nella mia dieta. Forse sono la parte più costosa della mia dieta insieme alle fonti proteiche, ma per il resto è possibile davvero mantenere questo stile di vita e mantenere un'alimentazione sana senza distruggersi il portafoglio, senza investire 25 euro in 100 grammi di tè. Non vi lascio un pochino perplessi quanto giochino sulle parole. I tè detox costano 25 euro per 100 grammi. I tè salute e benessere 10. Io mi farei due domandine. Non voglio dire nomi anche per non fare pubblicità, non se lo meritano, però pensateci e capite cosa c'è dietro. Io compro il tè della Pompadour, che è delizioso, e io lo trovo persino costoso. Compro il tè alla Peter's House, che sono le case del tè, e lì sono davvero ottimi. A me sinceramente piacciono di più in busta, perché con gli infusi, i filtri, cose, faccio un bordello. Però davvero non lasciatevi prendere per il culo, vi prego. Vivere sano, vivere bene è possibile senza tutti questi marchingegni e sotterfugi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi faccia riflettere, spero che vi aiuti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!